parità di genere deve essere il fulcro della civiltà di un paese. La pandemia ci restituisce sicuramente un quadro più desolante rispetto alla pre-pandemia. Ci abbiamo meno donne occupate, più gap salariali per le donne, meno occasioni di carriera. Ecco, l'INPS è molto attenta, è dal 2017 che stiamo facendo azioni positive. Disuguaglianze tra i generi, analizzate in una prospettiva che vuole esaminarle alla luce di eventuali cambiamenti rispetto al prima e al dopo della pandemia. E questo è il tema del convegno organizzato oggi dall'Assessorato alle politiche giovanili e al lavoro e dall'INPS nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, un momento di riflessione e approfondimento sulla diseguaglianza di genere nel mercato del lavoro, affrontando anche gli interventi correttivi inseriti nel PNRR, partendo dal dato delle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia, che se è vero che interessano tutta la società, vede categorie più colpite delle altre, come appunto le donne, esposte su molteplici fronti come quello economico, familiare e sanitario. Quindi sicuramente le differenze anche di vari retributivi persistono ed è un problema non solo delle donne ma dell'economia generale, della società. Quindi si sta lavorando anche per individuare le misure. Sono state introdotte per la decontribuzione per le aziende che assumono donne giovani. E poi tante misure da utilizzare anche per i papà, i congedi parentali, e in modo tale da condividere i tempi di cura e consentire a entrambi i genitori di poter lavorare e soprattutto scegliere anche di fare figli per scongiurare una società in decadenza. Una riflessione per fare in modo che quelle che sono state le conseguenze anche dure di questa pandemia, con tante donne soprattutto che hanno dovuto rinunciare al loro lavoro per dedicarsi alla famiglia, ai figli più piccoli, possa essere una lezione, e quindi fare in modo che anche le istituzioni, il comune in prima linea, possa venire incontro a tutti i lavoratori e le lavoratrici offrendo dei servizi che permettano loro di conciliare meglio le esigenze e possa venire incontro anche alle fasce più deboli che cercano un lavoro e devono avere opportunità in più per avere questa opportunità nella nostra città.